È un primitivo, direttore. Osannato da alcuni, odiato da altri. Non esistono vie di mezzo per lui, ma solo opinioni contrastanti come il bianco e nero, ovvero i colori del club di calcio più prestigioso d'Italia, quelli della Juventus, di cui Luciano Moggi ne è stato direttore generale per diversi anni, arrivando all'apice della sua carriera da dirigente, conclusa con Calciopoli. Nel bene o nel male, indipendentemente dalle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto, Moggi rappresenta un pezzo di storia del calcio italiano. Fiuto, passione e capacità manageriale sono stati il propellente della sua ascesa professionale, poi la parabola discendente. Luciano Moggi oggi si presenta come scrittore, autore del libro Il pallone lo porto io, attraverso il quale l'ex dirigente racconta 40 anni di calcio, svelando segreti ed aneddoti riguardanti giocatori simbolo, mitici allenatori, senza risparmiare i presidenti delle squadre più importanti della massima serie. Il dirigente sportivo più vincente, discusso e influente dell'ultimo secolo è stato questo pomeriggio ospite della città di Ginosa, dove ha presentato la sua opera letteraria. L'iniziativa è stata voluta ed organizzata dal giornalista sportivo ginosino Gianluca Catucci. La conferenza stampa si è svolta presso i saloni ricevimenti dell'imperatore di Puglia, alla presenza di diversi tifosi nonostante le proibitive condizioni del tempo. Prima della conferenza stampa, però, Luciano Moggi ha fatto visita ai tifosi bianconeri dello Juve Club di Ginosa. Lei attraverso questo testo racconta 40 anni di storia calcistica, con aneddoti e rivela, ci sono anche delle rivelazioni. Ad esempio? Beh, rivelazioni non ce ne sono, per esempio quella di Mazzarri è una rivelazione, quando dico prima del campionato se gli dà una squadra per vincere arriva sesto, se le dà per perdere arriva sesto, questa è una cosa che magari non tutti sanno, che vedono ora durante il campionato. Com'è cambiato il calcio da Calciopoli ad oggi? È realmente cambiato? Beh, è cambiato totalmente, anche perché prima probabilmente c'erano dei dirigenti che sapevano fare le squadre e aiutavano la nazionale italiana. Adesso sicuramente non ci sono, e vediamo anche la nazionale in che condizioni è. Eliminata nel 2010 e nel 2014 praticamente al primo turno, mentre nel 2006 con la squadra della Juventus era praticamente campione del mondo. Quando si parla di Luciano Moggi non ci sono vie di mezzo, c'è chi l'acclama, c'è chi la contesta. Perché accade questo? Perché ci sono tifosi della Juventus e tifosi dell'Inter o tifosi del Milan. Se fossero tutti della Juventus non succederebbe. Direttore, come sono i rapporti con Zeman oggi? Buoni, e lui sta a Cagliari, io no. Ma Luciano Moggi avrebbe scelto Allegri come allenatore? Sì. Perché? Perché secondo me è un allenatore che vale la pena, tant'è che voi se avete visto... con i giocatori qualcuno non è più quello di prima, tipo Vidal, però speriamo che sia un fatto momentaneo. Chiellini, che al momento attuale non è in forma perfetta, nonostante ciò la Juventus ha gli stessi punti dell'anno scorso ed è ancora in Coppa dei Campioni. Luciano Moggi nel corso dell'intervista si è soffermato sull'inchiesta che lo vede direttamente coinvolto, parlando delle verità che emergono, delle clamorose intercettazioni e delle irregolarità che il processo stesso presenta. La verità, scusate, è uscita, ma voi avete sentito il procuratore della Repubblica di Napoli dire che se non fossero uscite le intercettazioni avremmo incastrato l'Inter? Basta questo per dire che in pratica, allora, quando si dicono queste cose significa che il processo non è stato regolare, ok? Quando si dice quando sono uscite le intercettazioni significa dire una bugia. Perché dell'Inter nel libro dell'Espresso non c'era nessuna intercettazione, quindi ha detto una cosa che non corrisponde a verità. E l'ha detta il procuratore della Repubblica di Napoli, in pensione attualmente. Se avesse detto il contrario, avesse detto c'erano le intercettazioni anche dell'Inter, praticamente avrebbe dimostrato che l'Inter non c'entrava niente. Invece lui ha escluso. Perché ha escluso? Qui bisogna che vi domandate anche le cose, non solo leggere. Ha escluso le intercettazioni dell'Inter per dimostrare che i rapporti esclusivi erano soltanto della Juventus e dei designatori. Se c'erano quelli dell'Inter non erano più esclusivi, perché erano dell'Inter, del Milan, eccetera. Invece erano tutte escluse queste cose qui. E poi il motivo per cui
non avete osservato attentamente, ma queste cose vanno abbastanza approfondite. Quando parlano di sorteggio, il processo è cominciato con il sorteggio taroccato e il campionato irregolare, è finito nelle motivazioni che il sorteggio è regolare. E non solo è regolare, è stato alterato praticamente l'andamento del sorteggio con foto sparse che dimostrano che praticamente è un dipendente dell'AI a sorteggiare l'arbitro. Invece era un giornalista, Riccardo Bianchi, che è venuto al processo, si è riconosciuto, dice questo so io. Ma perché questo? C'è un perché. Perché se i PM avessero detto che praticamente il problema era gestito direttamente da un giornalista, non avrebbe più senso il discorso dei rapporti esclusivi con i designatori e non avrebbe più senso dire che il sorteggio era taroccato. Direttore, un saluto ai ginosini, alla Juventina. Il saluto che posso fare è ringraziarli intanto, su questo non c'è dubbio. E poi devo dire che debbano, come ho detto prima, difendere la Juventus, ma non solo quelli ginosi, tutti quanti, perché la Juventus è oggetto di un qualcosa che non è degna del calcio di adesso, ed è giusto che il calcio di adesso sia in queste condizioni per effetto di gente che non sa lavorare, ma che offende continuamente chi sa lavorare. Grande! Ritorna la Juve da Ginosa. Con Luciano Moggi non esistono vie di mezzo, c'è gente che lo acclama e gente che lo contesta, lo abbiamo visto anche su Facebook, però resta un grande, rappresenta un po' la storia calcistica della Juventus. Sì, in effetti ovviamente con la squadra che ho costruito e le vittorie che ha costruito, cioè, si può dire solo grazie a Luciano Moggi per questo. È normale che dopo le vicende di Calciopoli divide i tifosi anche della stessa Juventus, però nessuno può mettere in discussione quelle che sono le sue competenze calcistiche. Voi tifosi della Juve, perché siete qui ad aspettare Luciano Moggi? Perché per noi è un simbolo della Juventus, sinceramente, anche se bisogna vedere se è vero e bugia ciò che si dice, tutto ciò che hanno detto, il fatto dell'arbitro nello spogliatoio, la chiusura, per me, secondo me no. Cosa chiederete a lui questa sera? Che secondo me è un grande, secondo me è un grande. Non so, quando viene proveremo a chiedere qualcosa, non so. Una giornata storica anche per questo club che tu gestisci? Beh, ovviamente sia per il club che per Ginosa, perché una persona di questa caratura è difficile averla nella nostra piccola cittadina, quindi è normale che fa piacere e un onore ricevere Moggi qui a Ginosa. Piccolo tifoso milanista? Juve. Solo Juve? Sì. Nient'altro? Nient'altro. Quindi forza? Juve. Due olandesi anche stasera, in particolare, però grazie di essere anche lui qui. E poi...